Ciao! Benvenuti nella splendida cornice del salone delle feste della mia creatività. Ci siamo capiti. Allora, oggi porto avanti il discorso che abbiamo intrapreso un paio di video fa, e cioè ti mostro come terminare la maglia creata con il tricotin, ok? Che è questo attrezzo, questo l'ho fatto io, lo sapete. Ti mostro come si chiude. Come creare una coppetta di forma cilindrica per bloccare e chiudere questa parte e poi anche un motivo decorativo dato dalle perline che inserirò, dalle perle che inserirò qui dentro. Allora, tanta carne al fuoco, partiamo col tutorial. Ecco, questa è la maglia che ho creato con questo tricotin, che è un po' diverso rispetto a quello che hai visto nel video precedente e di cui ti metterò il link da qualche parte, perché ha il foro più grande, ok? Quindi, guarda, ci sono più pioli, più chiodi, però il foro è anche più grande, quindi la maglia è venuta un po' più regolare, ha lo spazio per crescere in maniera più regolare. È abbastanza grande, però ora ti mostrerò come si fa ad assottigliare questo tubo. Allora, naturalmente molto dipende anche dal tipo di filo che si utilizza e dalla morbidezza del filo che si utilizza. Allora, intanto ti faccio vedere come si fa a rendere un po' più sottile, più piccolo questo diametro, perché per noi, insomma, immaginiamo un bracciale, se dovessimo fare un braccialetto, insomma, è abbastanza cicciotto. Poi naturalmente si può anche decidere di lasciarlo così. Allora, lo passiamo attraverso qualche oggetto anche di uso comune. Ok, io ho trovato per esempio questo che è un tricotin non terminato che avevo da qualche parte e poi ho trovato quest'altro foro. Sono fori passanti, ovviamente. Dunque, adesso terminerò uno di questi, diciamo, uno di questi fondi, ok, lo chiuderò in una maniera molto semplice, dopodiché farò passare il tubo attraverso questi fori passanti che sono leggermente più piccoli rispetto a questo diametro, ok? Sempre più piccoli, mano a mano più piccoli, quindi potrebbero essere necessari più di due pa passaggi in teoria se volessimo creare un tubo molto sottile. L'importante è farlo gradualmente. Chiudiamo uno di questi lati. Per chiudere io intendo dire che facciamo in modo che non si sfilino le maglie, un po' come quando si lavora l'uncinetto a maglie, eccetera. Allora, non c'è bisogno di essere particolarmente precisi perché questa parte del tubo sarà nascosta da una coppetta di forma cilindrica, ok? Quindi è soltanto un fatto estetico quello di voler fare un lavoro più preciso, più bello, insomma. Quindi a me interessa invece che non si sfilino le maglie, quindi le sto praticamente infilando come se stessi cucendo, vedi, in questo modo. Ok, quando arrivo alla fine lo faccio solo da una parte per il momento, perché l'altra deve rimanere libera. Mi serve che sia libera. Aspetta, voglio agganciare ancora un po'. Vedi? Ok, così può bastare. Allora, per il momento questo filo lo lascio e facciamo l'operazione che ti ho detto, cioè quella di assottigliare un po' questa maglia tubolare. Allora, prima di tutto lo faccio passare da questo foro che è un po' più piccolo rispetto al diametro di questo bracciale. Faccio passare in questo modo, ok? Poi da qui lo tiro. Vedi? Tieni presente che un filo che è realizzato, che è dipinto o semplicemente laminato, vedi, come questo, potrebbe eventualmente anche un po' rovinarsi, può perdere un po' il colore. Allora, qui è la parte, sempre quella finale, ovviamente un pochino più tenace. Ecco qua. Vedi? Già si vede che si è leggermente allungato questo tubo
e anche un po' armonizzato, diciamo così, nella sua forma. Allora, adesso però lo farò passare da qui, questo è ancora più stretto, sempre in questo modo. Ora la prima parte passerà facilmente, la seconda sempre con un po' più di difficoltà, però quando comincia a fare resistenza, una resistenza maggiore, allora io semplicemente ruoto un pochino, perché ho notato che facendo ruotare un po' questa maglia va meglio, ecco, va semplicemente meglio. Ecco qui, ecco qui. Ok, hai visto? È molto semplice, la forma è abbastanza regolare. Vedi? Diciamo che il nostro tubo è pronto per essere riempito. Io ho scelto queste perline, eccole qua. Alternerò perline d'argento, argentate anzi, con perle d'acqua dolce. Allora, poi mi devo aiutare con qualcosa che faccia entrare in questo modo, vedi? Un po' come quando si fa la salsa, che si passa la salsa nelle bottiglie con un oggetto di legno. Allora, ecco, ho riempito tutta la maglia tubolare con queste perle che tu puoi vedere, sono perle di fiume, poi ci sono delle rondelle, degli anellini argentati. Al centro ho messo tre Swarovski che hanno così un tono dorato, color bronzo, perché terminerò la maglia tubolare con delle coppette cilindriche di ottone, quindi che richiamano un pochino i colori. Ho usato un po' il filo che avevo in casa, perché questa mattina al fai da te non ho trovato. Io avrei messo un filo argentato per richiamare i colori freddi all'interno, ma non c'era al solito, come al solito non si trova mai in questi negozi. Allora, e quindi userò dell'ottone, intanto ti mostro com'è, vedi? Adesso possiamo chiudere anche questo lato. Ecco, adesso posso tagliare tutte e due le estremità dei fili. Faccio un paio di giri in questo modo, poi taglio. La stessa cosa da questa parte. Questa era già stata avvolta, questa estremità. Ok. Ti faccio notare che la mia pinza con le punte ricurve è coperta di un po' di scotch. Questo la rende un po' meno pratica, però nello stesso tempo impedisce che il filo si rovini tantissimo, soprattutto per l'operazione seguente, quella che farò tra un attimo, e cioè quella di costruire due coppette che chiudano esteticamente, non solo, anche funzionalmente, il bracciale. Allora, mettiamo via le perle. Allora, vi ho detto che devo usare del filo di rame, scusate, di ottone, magari di rame, ma non c'è. Allora, dunque, innanzitutto una estremità. Ho tagliato pezzi molto lunghi, ho tagliato due pezzi di una cinquantina di centimetri, perché di solito fare queste coppette, in questo caso di forma cilindrica o anche a cono, richiede parecchio filo di solito, quindi io per andare sul sicuro ho tagliato due fili da 50 centimetri. Un'estremità che devo limare come al solito e poi comincio a fare la prima coppetta con la pinza a punte tonde. Allora faccio un circoletto che rimane aperto. Questo è il centro di una spirale. Voi sapete, abbiamo fatto tante volte le spirali. Ecco, non di più, anzi questo è anche piuttosto aperto. Sarà un circoletto di, fai conto, un paio di millimetri, e anche tanto.
anche 1,5 mm può andare bene. Fai conto, devi pensare che qui deve passare dall'interno di questo circoletto, deve passare un filo che sarà più o meno 1,5 mm, 1,5 mm. Allora, è arrivato il momento di usare l'altra pinza. Ecco perché le ho coperte le pinze di carta. Allora, facciamo un circoletto. Ecco, dimenticavo di dirti una cosa fondamentale. Per avere una forma che mi aiuti a creare quindi una coppetta di questa dimensione, di questo diametro, no? Perché è molto difficile farla così a mano libera senza sbagliare. Quindi io ho trovato questo cilindretto, anche qui un oggetto di uso comune, qualsiasi cosa tu abbia in casa, che abbia all'incirca questo diametro, ma un po' di meno. Leggermente di meno, perché? Perché c'è l'ingombro del diametro del filo che tu userai, ok? Quindi devi tenerne presente. Io trovo che questo diametro, che è veramente di poco inferiore a quello della maglia tubolare, vada bene. Quindi userò questo come mia dima. Allora, intanto creo questa spirale che si adatti al diametro del cilindro. Ok, vado avanti. Dunque, se hai la possibilità di lavorare con un filo un po' più spesso di questo, che è 1 mm, è meglio. Sì, questo è un po' duro, però, e quindi va bene per questo lavoro. Però, se hai la possibilità, è francamente meglio. 1,2 mm, 1,3 mm vanno benissimo. Allora, vediamo come siamo messi con questo diametro. Ancora un pochino, quindi arrivo alla fine del giro. Il problema di lavorare ad una certa distanza dagli occhi, come sto facendo io, è quello di, insomma, fare un lavoro poco preciso, però vediamo se ci riusciamo. Ecco qui. Allora adesso dovremmo esserci col diametro, ma direi di sì. Adesso si tratta di scendere, ok, tenere ferma la spirale sul lato piatto di questa dima, col pollice magari, e continuare a modellare il filo sul cilindro, sempre che voi non abbiate i pollici spanati come i miei, che purtroppo per via del wire oramai sono un po' in crisi. Continuiamo a girare perché adesso dobbiamo fare praticamente la parte che scende. Ok? Vedi, sto proprio modellando la coppetta sul cilindro. Partendo dall'alto, ok? E adesso sto facendo il lato. Oi, 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 povero pollice. Allora. Vediamo, facciamo una prova di. No, se ci. Deve fare ancora un po' qui, eh. Vedi, ti ricordi quando ti ho detto che ho tagliato un filo da 50 centimetri? Lo sto consumando tutto. Ce ne vuole, non sembra, ma ce ne vuole parecchio per fare questo elemento. Ok, andiamo avanti fino alla fine.